in piazza anche le associazioni sindacali. Come legge però la presenza della Lega in questa piazza oggi? Ma la Lega oggi in aula, attraverso il suo deputato della Lega, Bellomo, è riuscito a non pronunciare il nome di Putin, che è l'unico responsabile di questa violenza, di questa repressione del dissenso che parte da Politkovskaja e arriva adesso a Navalny. Fatto molto grave che evidenzia l'ambiguità di una forza politica che non è riuscita a rompere il legame con la Russia di Putin. Qui Romeo contestato, continua a parlare di montature mediatiche da parte della stampa, del fatto che non è vero, nulla, c'è un'ambiguità forte, lei diceva appunto da questo punto di vista. Ma guardi, Angelo, sei buono, altro che ambiguità. oggi, ripeto, il deputato della Lega Bellomo, vi invito ad andare a vedere il suo intervento, è riuscito a non pronunciare il nome di Putin, le responsabilità di Putin nella repressione del dissenso di tanti giornalisti, della chiusura di sedi di giornali, e quindi questo è un fatto che chi fa quell'affermazione sa che mente sapendo di mentire.